Il 25 di novembre di ogni anno si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La data non è casuale. Quel giorno, nel 1960, furono uccise le sorelle Mirabal, tre attiviste politiche della Repubblica Dominicana, per ordine di Rafael Trujillo, ai tempi dittatore del paese caraibico. La giornata fu istituita ufficialmente dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre del 1999. In tutto il mondo, ogni anno in questa giornata, istituzioni pubbliche, associazioni e cittadini organizzano eventi per ricordare le vittime e per affrontare il tema della violenza di genere. Anche a Perugia, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza di Genere, l'associazione Libertas Margot, con il patrocinio della provincia di Perugia, del comune di Perugia, di Penelope Umbria, del Panatron Club Perugia, dell'Udepe e del Piccolo Teatro degli Stabili, ha presentato un resoconto dell'attività dello sportello, autori di maltrattamenti presso la Sala Falcone Borsellino del Palazzo della Provincia. In Umbria, 33.000 donne tra 15 e 70 anni hanno subito almeno una molestia sul luogo di lavoro durante la loro vita lavorativa. Il dato è drammatico, seconda in Italia. Per quanto riguarda quelle fuori dal posto di lavoro, la regione è prima con il 10,5%, circa 13.000 donne. Viene molestata fuori dal posto di lavoro oltre una donna su 10. All'incontro presso la Sala Falcone Borsellino alla provincia di Perugia, Anna Lia Sabelli Fioretti e Simona Ambrosio sono riuscite, con interviste veloci, precise e intelligenti, a far emergere chiaramente come lo sportello sia uno strumento di completamento all'indispensabile attività dei centri antiviolenza nell'affrontare il dramma della violenza contro le donne. Testimonianze di uomini che hanno fatto il percorso, raccolte dal CAME di Firenze, interpretate dall'attore Dioniso Capuano, hanno evidenziato l'inutilità del carcere dei braccialetti elettronici per coloro che si rendono responsabili di tali aberranti comportamenti, mentre si confermano in maniera inequivocabile come il percorso psicoeducativo condotto dai soci specialisti di Margot presso lo sportello, autori di maltrattamenti, riesce a suggerire e indurre risposte alternative alla violenza per affrontare disagi e delusioni. Ai saluti istituzionali della sindaca Vittoria Ferdinandi hanno fatto seguito gli interventi di Federica Fratini, direttrice Udeppe Perugia, Carlo Orlando, presidente Ordine degli Avvocati di Perugia, Massimo Pisci, presidente Libertas Margot, e poi gli interventi di Federico De Salvo, responsabile scientifico dello sportello autori di maltrattamenti, Carola Sorrentino, psicologa e psicoterapeuta, Lisa Maria Miele, psicologa, Gemma Bracco e Gloria Volpi, che sono avvocati. Gli interventi sono stati moderati da Simona Ambrosio, dirigente di Margot, e Anna Lia Sabelli Fioretti, giornalisti. L'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Perugia, della provincia di Perugia, di Penelope Onlus Umbria e del Panathon Club di Perugia. Allora, oggi presentiamo l'attività dello sportello per uomini che agiscono con violenza, che è uno strumento utile sicuramente per affiancare lo strumento indispensabile che sono i CAV. Sicuramente è uno strumento indispensabile, il nostro è uno strumento utile, cercare di recuperare le persone che agiscono con violenza attraverso dei percorsi psicoeducativi che possono indurre e stimolare in loro delle risposte alternative alla violenza per affrontare delusioni, rifiuti, abbandoni, tradimenti. E questa è la cosa più difficile, complicata e complessa, però è l'obiettivo principale di questo percorso. Abbiamo da gennaio adesso abbiamo circa 50 persone mandate dall'Udepe, abbiamo questo protocollo col Ministero e devo dire che stanno andando molto bene, non abbiamo recidive. Poi dei dati dell'Anticrimine della Polizia di Stato di 2 anni fa, perciò relativi a 3 anni fa, ci confortano e ci danno un abbattimento delle recidive del 90% per quelli che compiono i percorsi. E alla fine del percorso viene redatta una relazione, vengono esaminati, abbiamo due tipi di cose, uno psicoterapeuta che cura l'ingresso, perché chiaramente ha delle caratteristiche che devono avere, devono essere rieducati, non possono essere tossici o psichiatrici. Non siamo attrezzati per questo. Se sono psichiatrici, allora andranno ai CIM, seguiti dalla struttura del CIM. Se sono tossici, devono andare in qualche comunità.
E l'ufficio di esecuzione penale esterna si occupa di percorsi di trattamento, responsabilizzazione e reinserimento sociale di autori di reato adulti. E in questo contesto mi trovo a rappresentare il lavoro che l'ufficio fa con le agenzie del territorio, in questo caso con l'associazione Margot, per il recupero delle persone autori di violenza di genere o domestica. E diciamo che questo è un trattamento che necessariamente va costruito con l'agenzia del territorio perché è un trattamento specifico, occorrono competenze e capacità offrire un servizio di qualità in grado di incidere nel comportamento delle persone, persone che purtroppo se non trattate presentano tassi di recidività molto importanti, per cui l'aspetto della prevenzione si può soddisfare solo attraverso il trattamento e un trattamento specifico. Purtroppo molte persone pensano che la repressione sia l'unico sistema, ma purtroppo la repressione non sempre consente alle persone di fruire di percorsi di trattamento specifici. Chi si trova in carcere spesso esce senza avere affrontato un percorso di recupero che invece le persone che fruiscono di una misura alternativa al carcere sono spesso obbligate a seguire.